non sono più oggetto di immaginazione, diciamo con l'Ottocento, con il Risorgimento, con lo Stato unitario. Nel frattempo però cosa succede? Succede che non tanto in Italia, quanto in Europa, addirittura in Russia, cominciano ad esserci dei nuovi atteggiamenti antisemiti sulla base di documenti che poi sono stati ritenuti giustamente del tutto falsi, e comincia a svilupparsi un atteggiamento ancora antisemita, anti-ebraico. Quindi noi andiamo avanti pure speditamente, perché qui vi parla proprio di questo antisemitismo di Cosmo, e ecco che anche nella ecco qua, io facevo riferimento a questa edizione italiana dei protocolli di Savi Oceani di Sion, che è un documento falso sulla base del quale si è innescato tutto un indirizzo antisemita, appunto come dicevo, dalla Russia a tutta l'Europa. Quindi anche durante il fascismo, intanto il fascismo in Italia quando è che si instaura? Nel 1922, Mussolini, il capo del fascismo, viene incaricato di fare il primo governo, e il fascismo è un movimento che nasce con la violenza, con l'intimidazione, e a un certo punto, quando va al governo, si porta dietro tutta questa sua violenza e questo atteggiamento di prepotenza. E ecco che fra il 22 e il 25 il fascismo, che era una minoranza nel Parlamento italiano, riesce però ad assestarsi in modo piuttosto pesante, tanto che quelli che erano dei gruppi militari, delle milizie che andavano via vestiti di nero, con appunto il fest in testa, il teschio, quindi che rappresentavano proprio la violenza politica, vengono anche arruolati, diventano quasi delle milizie ufficiali dello Stato italiano, sono appunto le milizie fasciste. Nel frattempo accade un fatto molto grave, cioè nel 1924 l'assassino dell'avvocato Giacomo Matteotti, che aveva denunciato in Parlamento gli imbrogli nelle elezioni che erano state fatte poco prima. Giacomo Matteotti viene sequestrato e viene ucciso. È un momento in cui il fascismo sta quasi per cadere, perché tutti capiscono che è stato ucciso a causa delle sue denunce dei brogli fatti durante le elezioni, e invece accade poi per vari motivi che il fascismo rimane in piedi. Il 3 gennaio del 1925 addirittura Mussolini si assume la responsabilità morale di questo assassino. Si può dire che questo assassino è quello che è poi un assassino che è la base di un potere politico, eventualmente non può avere molta fortuna, sta il fatto che dal momento in poi il fascismo diventa ancora più dittatoriale, vengono emanate delle leggi per cui vengono soppressi i partiti, le associazioni, le riviste, i giornali che fossero antifascisti, cioè quelli che combattevano il fascismo, e da lì in poi comincia quindi la dittatura. Ecco, il fascismo all'inizio non era apertamente anti-razzista, ecco, però degli elementi in questo senso si stanno affacciando, ed ecco quindi, e qui vedete, ci sono, oltre a questo protocollo di anziani di Sion, che è appunto un documento falso per screditare gli ebrei, ci sono poi delle vignette nei giornali del fascismo in cui si mettono sempre in ridicolo un po' gli ebrei, oppure se ne risaltano quei pregiudizi che dicevo prima, cioè gli ebrei che hanno tanti soldi, che non sempre, non è vero, ce ne sono ebrei ricchi, ma molti ebrei erano poveri, o che fanno sempre prezzi tra usura. E qui infatti in queste vignette c'è proprio l'oggetto, è proprio questo, questi diciamo pregiudizi sugli ebrei. Poi anche qui ci sono dei neri, ecco, che vengono raffigurati come
razza inferiore da estinguere in gerarchia. Gerarchia era un altro giornale fascista. Quindi nell'ambito del regime fascista un po' alla volta si incrementa un atteggiamento razzista che riguardava coloro che avevano una pelle diversa, quindi i neri, e come dicevo prima, che a un certo punto ha accolto questo antisemitismo di Tocqueville. Anche questo, no, vedete, in Balile, Balile era un giornale fondato dal Popolo d'Italia, il Popolo d'Italia era il giornale ufficiale del fascismo, e anche qui, alla fine, cioè, tutte queste vignette portano che cosa a dire sostanzialmente che i neri sono, ecco qua il capo, diciamo, tribù, che è uno che si è mangiato, insomma, e quindi è un cannibale. Quindi per sempre per mettere in evidenza, diciamo, l'inciviltà e di questi popoli africani. Questo mentre l'Italia, il fascismo, era andato in Etiopia, facendo una guerra molto, diciamo così, che ha avuto molte vittime, dove sono stati usati da parte del fascismo anche i gas asfissianti, quelli che erano vietati dalle convenzioni internazionali. Quindi nello stesso momento in cui l'Italia incrementa il proprio colonialismo con queste guerre, nello stesso tempo si fa crescere un atteggiamento razzista verso coloro che poi erano colonizzati. Bisogna dire che, ecco qui, poi c'è sempre qualcosa che vi ricorda, come faccio